Cari amici di Frenhouse, bentrovati. Oggi è sabato, siamo pronti a terminare la lettura del quarto capitolo del Vangelo di Giovanni. Vi ricordo che al termine di questa parola al giorno ci sarà la carellata di tutte le illustrazioni inedite di Monica Michelotti, fatte appunto, realizzate per il quarto capitolo del Vangelo di Giovanni. Inoltre, se qualcuno avesse piacere, può trovare tutti i commenti alle parole di questa settimana nella comoda playlist sul canale Frenhouse. Veniamo a noi. Oggi terminiamo il capitolo leggendo i versetti che vanno da 46 a 54. Il testo è molto bello e in qualche modo ci aiuta a comprendere fino in fondo tutto quello che abbiamo messo da parte leggendo appunto questo testo. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a stare meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Bene, direi che questo testo ci racconta un incontro totalmente privato. Cerco di spiegare bene quello che voglio dire. Gesù compie un segno, quello della guarigione di questo ragazzo, in lontananza. Cioè, noi sappiamo che il segno ha avuto effetto perché questo padre in qualche modo lo avrà fatto sapere. Infatti è un segno a distanza. Gesù si trova in un luogo e per la mediazione di questo padre, tra le altre cose, ufficiale del re, quindi siamo autorizzati a pensarlo non prettamente giudeo, in qualche modo fa tanta strada per andare da Gesù, si mette in cammino, lo va a cercare. Gesù sembra rimproverarlo quando dice: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Quasi accetta l'idea di dover compiere delle opere proprio perché chi lo incontra possa credere in lui. In questo caso addirittura uno che viene dal di fuori del popolo di Israele. Quindi è stato appena creduto in Samaria, quindi i samaritani non erano propriamente i giudei, o meglio gli ebrei, mentre questo ufficiale addirittura forse è un pagano. Allora questo quarto capitolo ci mette sulla strada. L'incontro con Gesù è aperto veramente a tutti. Torno alla parola che vorrei lasciarvi oggi. La parola che vi lascio oggi è figlio. Questo figlio che è malato, gravemente malato, sta per morire, quindi il padre è particolarmente preoccupato, e chi non lo sarebbe? Il figlio non compare sulla scena, resta nella sua stanza, là dove era, ed è l'oggetto del segno prodigioso. Questo segno che è compiuto esattamente come nel caso di Cana, davanti ai servi. Sono i servi che si accorgono, quelli che sono nella casa, che il figlio è guarito. Ecco perché vanno incontro al padre e lo vanno a cercare, a dargli questa buona notizia. Tuo figlio vive. Esiste una notizia migliore di questa se un padre è preoccupato per la salute del figlio? Bene, questa buona notizia, questo Vangelo
che è detto oggi per l'ufficiale del re, è la chiave di volta di questo quarto capitolo. Perché? Perché la buona notizia di un incontro nella vita concreta, in questo caso nella preoccupazione per la malattia del figlio, diviene l'occasione per la fede. Il testo conclude, dice: credette lui con tutta la sua famiglia, dice si famiglia tutta la sua casa, quindi è un'adesione alla fede in Gesù che passa attraverso appunto i servitori, lui stesso. Questo per far capire l'importanza di un segno simile, cambia la vita di una persona e l'adesione viene globale in questa casa probabilmente di pagani. Allora il quarto capitolo ci ha messo di fronte all'accoglienza da parte di un territorio di persone che non sono proprie dell'ambiente di Gesù, eppure da una parte i samaritani che ascoltano la parola, dall'altra parte questo ufficiale del re che, badate bene, arriva alla fede veramente per la guarigione del figlio, certamente, ma il cammino che fa lo fa dando fede alla semplice parola di Gesù: va, tuo figlio vive, e lui riprende il cammino per tornare sui suoi passi e tornare a casa propria. Quindi questo ufficiale del re si muove da casa sua e dalle sue certezze, dalla sua Cafarnao, cerca Gesù, chiede, ascolta, riprende il cammino, crede. Ecco quindi che abbiamo di nuovo un altro personaggio che ci fa capire qual è il movimento della fede, del credere. Parte tutto dall'andare verso, dall'andare a cercare il maestro e poi dall'ascolto della sua parola. Curioso perché questo viene raccontato come il secondo segno, perché è il secondo che viene raccontato, non dimentichiamo i tanti segni che Giovanni non ci racconta, ma ai quali allude quando parla appunto della fede dei Galilei che credettero a Gesù per i segni che avevano visto compiere da lui durante la festa. Quindi la parola che oggi vi lascio è figlio, proprio intendendo figlio come in questo caso l'occasione storica per ascoltare una parola, tornare indietro sui nostri passi, fare un cammino e arrivare alla fede. La fede nell'inviato, in colui che è stato mandato dal Padre e che ha il potere di guarire anche da lontano. La parola che vi lascio, figlio.